Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palworld e in questo video andremo a vedere come e dove creare il secondo accampamento che ci servirà per andare a rifornirci continuamente di metallo, che è sostanzialmente il materiale che ci serve assolutissimamente di più per andare a craftare tutto quello che la base ci richiede per essere potenziata. Quindi apriamo la mappa. Sono vicina al mio primo accampamento, che è questo qui, e il nostro accampamento che ci servirà come miniera di ferro lo andremo ad aprire da questa parte, quindi vicino al piccolo insediamento, poco più avanti, proprio in questo punto. Io ho costruito la mia seconda base. La seconda base la potrete costruire una volta che avrete portato la prima almeno a livello 10. Dopo aver sbloccato il livello 10, vi verrà data la possibilità di aprire una seconda base. Per sbloccare i livelli è molto molto semplice, interagite con la base e fate quello che vi richiede la base per poter appunto avanzare di livello. Quindi ci spostiamo nel piccolo insediamento e vi mostro come arrivarci, vi mostro direttamente il percorso. Siamo arrivati. Se volete facilitarvi il tutto, tirate fuori un bel pal volante e ci dirigiamo verso il nostro accampamento. Riapriamo la mappa per vedere se siamo giusti. Ecco che dobbiamo passare sotto gli archi. E giovani, durante il tragitto, vi ricordo che in descrizione e nel primo commento trovate i link della playlist che vi mostrano tutte le guide che riguardano Palworld, per cui dategli un'occhiata qualora voleste, insomma, approfondire determinate tematiche. Se avete dei consigli, dei video da portare, fateci sapere sempre con un commento, così da portarvi i giusti contenuti. Ora siamo arrivati, come avete potuto vedere, ci vogliono veramente 30 secondi ad arrivare a questa base qui. Se avete ovviamente un pal volante, in questo modo riuscite ad arrivare di qua in maniera molto molto veloce. Scendiamo, torna dentro, ciccio. Ora qui c'è un giacimento di ferro. Adesso vedete, appena spawnato un altro, vedete tutti questi giacimenti, ce ne sono credo un paio in più normalmente, e qui è il luogo ideale per andare appunto a creare la nostra miniera di ferro. Questo perché? Perché ci sono tutti questi giacimenti a portata di mano e loro continueranno a lavorare, quella è in depressione, loro continueranno a lavorare sempre, anche quando non ci siamo, loro continuano e producono. Ora, cosa ci serve per andare a creare il nostro accampamento? Vi serviranno un paio di fornaci, e dico due così da avere insomma un po' di manovra. Una volta che avete il ferro minato, tranquillamente potete buttare qui i pal di fuoco e metterli a lavorare, a fare i lingotti, faranno molto prima. Poi vi serviranno un paio di campi di bacche e ovviamente il cesto per farli mangiare, perché così loro riescono a sostentarsi da soli anche quando voi non ci siete. Ovviamente i letti per i pal, e vi suggerisco di mettere anche questa vasca in maniera tale che loro si possono andare a riposare e a rilassare, anche se sono un po' stupidi ogni tanto se buggano. Come potete vedere, questi due si sono mezzi buggati. Via qua. Falla ora, dacci tua. Sta l'altro? Ok, stanno a lavorare tutti. Bravissimi, bravissimi. Ora, i pal che serviranno per andare a utilizzare al meglio questo accampamento, quindi per produrre quanto più ferro possibile, in primis ci serviranno loro i Tombat. Ciò, ti ho detto che devi andare a lavorare. Eccoli qui. I Tombat sono degli abili minatori, sono dei minatori di livello 2, quindi sono molto molto utili per andare a minare, anche perché il ferro ha bisogno di un pal di livello 2. Lo potete trovare non di giorno, come potete vedere non ci sono attività, ma di notte lo potete trovare praticamente un po' ovunque. Quindi fatevi un giretto per queste isole, per queste zone della mappa, e cercate di catturarne almeno 4 per rendere il tutto molto più funzionale. Dopodiché vi servirà un pal che possa andare a piantare le bacche, un pal che possa andare ad innaffiare, quindi un pal d'acqua, va bene che so un elefantino, un pal che possa andare a piantare, e in questo caso io ho capriti, ma potete metterci veramente chiunque.
anche il Linfunk, per esempio, può piantare. Vi servirà ovviamente un paio di pal che avranno l'abilità del fuoco per le nostre fornaci. Io ho messo Arsox, ma va benissimo anche un pal di livello 1. Dopodiché ho messo questo Lovander giusto perché ha la raccolta a livello 2 e poi ho messo Cattiva perché il Cattiva comunque fa un po' di tutto, raccoglie, sistema ed è insomma forza lavoro gratis. Ho piantato qui un paio di mercenari così a difesa, visto che non servivano in realtà altri pal da aggiungere, perché comunque tutto quello che ci serve è questo, quindi pacche, ferro, fondere cose. E poi ho Azurob che, vabbè, innaffia a livello 3, poco importa, va bene anche a livello 1. Detto questo, li piazzate tutti nella base e loro lavoreranno e guadagneranno ovviamente anche punti esperienza. Qualora voleste lasciare il vostro personaggio qui, prendereste esperienza praticamente in maniera gratuita perché rimanete qui, loro fanno il lavoro, i vostri pal prendono comunque esperienza, anche quelli che avete in squadra. Ora, mentre loro lavorano e continuano ad estrarre il ferro, mettiamo qualcuno a fare i lingotti. Quindi selezioniamo, ne faccio per un centinaio qui e ne faccio per un centinaio qui. Potete anche andarvi a produrre in questa zona il carbone, in realtà, avendo due fornaci. Qualora vi dovesse servire, potreste anche fare così. E loro in questo modo vi vanno a produrre i lingotti di metallo. Loro continuano ad estrarre e voi avrete praticamente il metallo in maniera infinita, semplicemente facendo così. Ogni tanto prendo e raccolgo anch'io quando sto qui, così facciamo anche prima. E una volta che i lingotti sono pronti, dovrete ovviamente prenderli e portarli alla base. Per cui fate come faccio io e liberatevi di tutto quello che avete addosso per essere più leggeri possibile e trasportare più lingotti possibili, così insomma da facilitarvi il tutto. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima.